quasi la colpisci un pochino più indietro e va bene per una seconda di servizio, magari in lift o kick. Cerca di aprire con la testa della racchetta un pochino più verso l'alto. Anche in finale, come vedi, la pronazione esterna ottima. Quindi colpire la palla più alta e più vicino alla rete, che sarebbe l'ottimale. Le corde è rivolto verso la recinzione esterna, come noti nella foto. Mentre se vedi la tua giocatrice preferita, la Halep, in quel momento, nel massimo caricamento, quindi nella fase di apertura dietro, è rivolto verso il terreno di gioco. E il baricentro ben bilanciato. Mentre nella foto successiva, vedi col peso del corpo e le spalle sei un pochino più indietro. Fai attenzione, impattando in questo momento hai già ruotato quasi completamente il busto. Cerca di allontanarti in quel momento un pochino più dalla palla, più distanza laterale, rimanere ben fermo in quel momento per appesantire il colpo con la spalla destra ben rivolto verso la rete. La proiezione del punto di impatto è bene davanti, quindi porti bene il peso del corpo sulla palla, cerca di fare attenzione a mantenere il polso un pochino più morbido per chiudere un pochino. Cerca però di fare attenzione a giocare, a non partire troppo dietro, ad avvicinarti di più durante il gioco alla linea di fondo campo, altrimenti fai scendere la parabola della palla. Come si vede il rovescio, fai solo attenzione a non andare in scivolata anche quando non è necessario. Attenzione, come ti dicevo prima, peso del corpo sui talloni un pochino indietro. Molto meglio partire come abbiamo visto con il passo incrociato, quindi muovendo prima il piede sinistro, dopo lo vedremo bene. Qui ti trovi con una stance troppo chiusa, troppo sotto la palla, impatto arretrato.